Ma buongiorno e ben ritrovati in diretta, grazie di essere con me in cucina. In questa settimana prepasquale ovviamente prepareremo qualcosa di dedicato. Allora, vi ho già lasciato un post con delle colombine di pane, una ricetta tra l'altro molto facile e veloce, che può essere una bellissima idea per utilizzare queste colombine di pane come segnapposto, ok? Invece oggi approfitto per suggerirvi, diciamo, un qualcosa di dolce, quindi sempre tema pasquale, quindi faremo delle colombine, utilizzeremo una pasta di mandorle, che è una pasta molto buona, velocissima da preparare e farete dei biscottini che andranno benissimo per il caffè del pranzo pasquale. Vediamo se la diretta è partita, così do anche un saluto. Lucia, buongiorno, buongiorno Angela, grazie di essere con me. Allora, io direi, cominciamo. Allora, metto bene il telefono in posizione lavoro, così potete vedere il banco. Allora, se non vedete a pieno campo, trascinate i messaggi sul lato di destra. Allora, come vedete, qui abbiamo un po' di ingredienti. Queste sono delle decorazioni perché utilizzeremo delle scaglie di mandorla, della granella di nocciole e anche un po' di zuccherini, questi qui tipici, diciamo, delle colombe. E noi li utilizziamo per farci questi biscottini, va bene? Allora, adesso prendiamo una terrina e ce la mettiamo qua. Prendiamo il nostro bel frullatore, così cominciamo subito a fare un pochino di rumore, vero? Allora, cominciamo, 100 grammi di mandorle pelate, ok? Le mettiamo dentro e facciamo la farina di mandorle. Io preferisco sempre tritarmi nel mix le mandorle perché secondo me hanno un pochino di più sapore rispetto alla farina magari già pronta. Ragazzi, scusate, vi faccio un po' di rumore, ma sapete che in cucina è così. Essere ben tritate, un'occhiata, sì, perfetto. Ok, allora adesso ci versiamo questi 100 grammi di farina dentro la nostra terrina. Poi vado ad utilizzare dello zucchero velo. Allora, io quello ovviamente lo prendo pronto. Se non ce l'avete, potete frullarlo anche quello all'interno del mixer e così vi viene bene. Allora, aggiungiamo questi 100 grammi, abbiamo detto, di zucchero a velo. Aspettate che vi leggo anche nel frattempo perché così vi fa anche piacere. Domenico, buongiorno, buon pomeriggio. Bene, mi fa piacere che siete collegati. Allora, sposto nuovamente i messaggi, poi dopo li leggo. Ecco qui. Allora, adesso andiamo ad aggiungere, questa è una cosa importante, per quello ho fatto la diretta, perché tante volte si sottovalutano alcuni particolari. Questi sono 20 grammi di albume. Lo so che è un pochino difficile pesarli, però dovete prestare attenzione perché anche il grammo in più fa un pochino la differenza sull'impasto, ok? Quindi 20 grammi di albume. Lo vado ad aggiungere e adesso piano piano andiamo a mescolare gli ingredienti in modo che l'albume così lega un po' tutto quanto fino a creare un impasto. Poi possiamo aggiungere, adesso vi metterò qualche goccina che ce l'ho qua di aroma di mandorla. Se volete potete anche mettere un aroma, ad esempio, d'arancia, potete aggiungere quello. E così andiamo ad aromatizzare, mi basta giusto qualche goccia perché queste sono abbastanza intense. Allora, adesso voi mescolate, vi accorgerete quando proverete l'impasto che vi sembrerà che non si riesca a legare bene. In realtà ci vuole solo un attimo di pazienza di mescolare bene bene gli ingredienti. Infatti le prime volte diciamo come caspita, forse l'albume è poco, ci voleva un po' di più, invece no, è assolutamente perfetto. Poi ovviamente questa è una dose per fare dei biscottini che ve ne verranno all'incirca 8, ok? Quindi se ne volete fare un po' di più, vi basta semplicemente raddoppiare le dosi. Allora, adesso, appunto, gli unici minuti che richiede un po' questo biscottino è mescolare l'impasto e poi andremo a dare la forma a mano. Quindi non utilizziamo degli stampini, ma diamo la forma semplicemente lavorandolo un attimino con le mani, proprio delle piccole mosse veloci, niente di difficile. Allora, adesso direi, vedete, che si sta già unificando il tutto. Adesso magari mi bagno giusto un attimo le mani, mi tengo sempre una piccola ciotolina d'acqua, perché quando si danno anche le forme,
vedo che aiuta parecchio avere un goccino o di acqua o di olio nel caso in cui si facciano delle polpette. Quindi allora prendiamo un goccino d'acqua, che così iniziamo un po' a lavorarci questo impasto. Ecco bene, quindi confido nel vostro pranzo pasquale, aspetto ovviamente le foto dei piatti che preparerete, soprattutto se fate le colombine, mi farebbe molto piacere vederle in tavola. E poi se provate questi biscottini mi dite cosa ne pensate. Adesso noi tra l'altro diamo la forma con la pasta di mandorle, forma di colomba, però nulla vi vieta di dare anche delle forme diverse, magari in altre occasioni potete fare proprio dei dischetti, magari con un candito, con una mandorla intera, potete un po' giocare sulle decorazioni. Quindi, ecco, vedete, l'impasto vi viene bello liscio, ok? Allora adesso cominciamo a dare la forma, magari facciamo giusto, ne facciamo giusto tre, in modo da anche 4, ne facciamo 4 giusto per vedere le decorazioni e poi le altre le continuo io. Allora prendo un pezzettino di questo impasto, ok? Prima faccio una pallina, vedete? Faccio una pallina, poi comincio a srotolarla tra le mani in modo da allungarla e così iniziamo a fare il corpicino della nostra colombina. Eccolo qua. Poi facciamo una piccola pressione con il dito in questo punto qui, perché qui andremo ad aggiungere poi il corpicino che si fa in un attimo, nel senso che prendiamo proprio un altro impasto, sempre la pallina, poi l'allunghiamo, ok? Così con le mani, vedete? Perché il video purtroppo dovrei avere qualcuno che mi mette il telefono proprio davanti. Ecco qua, si avvolge il nostro corpicino, lo si posiziona proprio in quel buchetto che avevamo un po' fatto, che avevamo reso un piccolo incavo. Ok, adesso continuiamo, ne facciamo giusto 4, quindi pallina, allunghiamo, alla fine sono molto pratiche da fare. Poi le vedete vicine, se vedete che sono un po' tipo un po' più grandine, allora magari tagliate un pezzetto, tipo in questo caso ne avevo messo un pochino troppo e quindi basta toglierla in modo da farli tutti uguali. Allora, altra pressione, sempre qui dove c'è la testolina, e poi allunghiamo e facciamo il resto del corpicino. Ok, adesso le ho bagnate anche un po' troppo le mani, bisogna andare a non troppo il giusto, oggi ho abbondato. Ovviamente quando in diretta succedono sempre queste cose. Ecco qua. Allora, due ne abbiamo fatte, allora una la faremo con delle scaglie di mandorla, un'altra la facciamo con della granella di nocciole. Allora, corpicino abbiamo detto, poi facciamo la pressione qui, ok? Adesso un po' si attacca un po' sulle mani, ma è più facile da fare che da raccontare. Ok, adesso facciamo il corpicino. Dicevo, allora, una la facciamo con le scaglie di mandorla, una la facciamo con la granella di nocciole, qualcuna mettiamo un po' di zuccherini proprio per simulare le colombine. Ecco qua, fatta la nostra terza colombina, l'ultima, e poi sì, alla fine, cioè, ci mettete 10 minuti in più, è proprio un attimo dare la forma. Però sono carine, insomma, in tavola, sono rappresentative, ecco, della Pasqua. Quindi, colombine di pane faremo, Pasqua e biscottini, ok? Vi aspetto le foto. Poi dopo vi leggo, se avete domande, dubbi, qualcosa che volete chiedere, vi leggo e poi vi rispondo. Ecco qua. Bene, allora adesso le abbiamo fatte, dovrei un po' sciacquarmi le mani perché vedete poi l'impasto vi resta un pochino appiccicato, quindi adesso mi scusate, mi porto con me nel lavandino, con me, così mi lavo le mani, ecco qua, e continuiamo un attimo con la decorazione. Come vi dicevo, si sta un attimo a prepararle. Per quanto riguarda la cottura, mi bastano 9-10 minuti a 180 gradi. Quindi, appena vedete che è un po' dorata, la colombina, è pronta, ok? Allora, adesso spostiamo queste cosine qua e iniziamo a decorarle. Poi ve le faccio vedere cotte, che le ho, preparate anche già prima. Prendo
la teglia da forno, vedete, con la carta forno, me la metto qua, così adesso prendiamo queste scaglie di mandorle, ok? Allora io potrei anche spennellare qualcosa, però sono tutti ingredienti in più che non vi servono. Quindi vi consiglio proprio queste scagliette di inserirle a mano nel corpicino della colombina, perché l'impasto è molto morbido e quindi vi si appiccicano facilmente, ok? Quindi in un attimo ve le decorate, potete anche farle senza nulla, soltanto con un po' di zucchero a velo, però insomma anche mettere una varietà, diciamo, in tavola. Vedete, questa è la colombina con le scaglie di mandorla e ce la mettiamo qua. Poi ne facciamo una con un po' di granella di nocciole, così diamo un po' di aroma in più, un po' di gusto in più. Si appiccicano proprio facilmente perché è proprio morbido questo impasto. Tra l'altro, quando usciranno dal forno, risulteranno molto morbide. Allora non pensate, perché sono morbide, che ci voglia cottura ulteriore, perché poi appena si raffreddano si raddensano e sono perfette. Quindi quegli 8-9 minuti, giusto il tempo di vederle dorate, e sono a posto. Le staccate poi dalla teglia da forno quando sono raffreddate. Eccola qui, questa l'abbiamo fatta con le granella di nocciole. Poi ne facciamo una con un po' di questi zuccherini che si trovano al supermercato. Sono più zuccherini che si usano spesso nelle colombe. E io oggi ce li appiccico un po' qua, quindi ne facciamo qualcuna anche un po' più chiara. Diamo un po' di colore. Si potrebbe, per esempio, anche, non so se vi piace, metterci della farina di cocco, insomma, quindi con gli ingredienti potete giocare, potete mettere anche qualche candito, per esempio segnare qualche traccia di candito e farli colorati. Quindi con la fantasia, ecco, potete spaziare. Noi partiamo dalla base, poi dopo ognuno mette un po' il suo ingrediente personale. Ecco, quindi adesso vi faccio vedere colombina. Se poi dopo ha bisogno di essere un po' magari rivista nella forma, la modellate ancora un momentino con le mani. Ecco qua, la si stacca dal banco, riattacchiamo due zuccherini che sono scivolati, ecco qui, e sono pronte queste colombine. Allora adesso prendiamo e le mettiamo in forno, cioè le metto dopo in forno perché ne devo aggiungere ancora, perché come vi dicevo la dose dell'impasto è per circa 8-9 a seconda un po' della dimensione che vorrete dare. Adesso ve le faccio vedere cotte, quindi sposto anche un secondo questo banco che non ci serve più. Allora prendiamo un piatto. Vabbè, io ho un rametto così di pesco, ce lo metto giusto qui, e andiamo ad appoggiare questi biscottini che ho cotto poco fa. Allora, vedete un po', questo è quello semplice che abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto con lo zuccherino, poi abbiamo, aspetta che lo stacco, questo qui con la granella di nocciole. E quindi ce li mettiamo qui. Se poi volete aggiungere un po' di zucchero a velo, io non l'ho messo per lasciare un po' i vari colori un po' diversi. Ne avevo fatto giusto uno con lo zucchero a velo, vedete, molto impattante, comunque chiaro. Però per non farle tutte uguali ho pensato di fare così un misto. Sono davvero molto buone, piaceranno sicuramente. Ricordatevi che questa ricetta vi può andare più che bene anche in altre occasioni, dando appunto altre forme, però l'impasto che utilizziamo è questo. Eccoli qua, questi nostri biscottini pasquali. Se poi volete magari ci mettete qualche ovetto di cioccolato colorato, lo portate in tavola con il caffè. Ecco, quindi avete visto, il tutto è molto facile, molto veloce, quindi aspetto che le proviate, che mi diciate un po' cosa ne pensate. Nel frattempo vi auguro una buona Pasqua a voi e a tutta la vostra famiglia. Un bacione ragazzi, ci vediamo alla prossima diretta. Ciao ciao!